E a proposito di emergenze, torniamo anche questa sera a parlare dell'attacco hacker alle 3 aziende sanitarie modenesi, i primi riscontri positivi dal progressivo sblocco dei sistemi. I lavori si stanno concentrando su quei sistemi che consentiranno la progressiva ripartenza dei singoli servizi, si andrà verso la riattivazione dei servizi essenziali della rete provinciale. Ci vorrà però, dicono, ancora tempo. Da un punto di vista prudenziale si mantengono infatti alcune sospensioni per garantire la massima sicurezza. L'obiettivo, si legge, è consentire in via prioritaria la ripartenza del laboratorio, anche al fine della ripresa delle attività dei centri prelievi e la riattivazione di quei percorsi di radiologia che risultano ancora sospesi. Tutte le attività di analisi e ripristino vedono anche il contributo di esperti in attacchi hacker e cyber security. Da subito è stata coinvolta l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Non sono note in data odierna perdite di dati personali né sottrazioni indebite degli stessi. L'evento è stato notificato sia alla Polizia Postale che all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.